sta controllando il ritmo gara, Fotu, movimento, linea di fondo, grande svitamento, grande tocco del 24. È la prima esperienza europea, grande giro palla della Reyer e tripla di Jeremy Chappell che muove ancora la retina. Scappa via Austin Day e schiaccia due punti comodi. Keller in campo aperto, trova Logan nell'angolo, si accoppia immediatamente Figlioli. Logan riconosce l'area vuota e va a segnare i punti numero 14 e 15 dei suoi. Un grande tiro regalato da Tonut a Davide Figlioli che non sbaglia, 20-18. Watt, bella partenza e schiacciata. In questo caso riesce a prendere velocità. E qui invece strepitoso Fotu che prende posizione, riceve una mano e segna col fallo. Palla per Nikolić che accelera, lascia lì Stone, va in fondo, mano sinistra. L'appoggio è vincente, ha visto abbastanza, Costa Raffaele che ferma la partita. E arriva l'incursione di Uglietti che vede l'area vuota, scarica Nikolić da 3. 11 di Alexei Nikolić. A caccia di punti, palleggia, arresto e tiro e tripla di Stefano Tonut. Uglietti è dall'altra parte, si affida Logan dalla linea della pallavolo di tabella non dichiarata. 66-54 Treviso. Fucilata per Figlioli, grande blocco di Watt, ma la tripla dell'italo argentino esce e poi Austin Day, regalo di Julian Stone. Terza tripla di fila della Reyer e alla fine Michael Bramos segna il meno 4. Day contro Logan, tanti centimetri, palla difficile, Tonut non la prende perché arriva e schiaccia Jordan Parks che fa esplodere il pala verde. Non è ancora finita, ma la De Longhi vede Terni molto vicino. 90-77 è il finale, la De Longhi Treviso vince la seconda in casa e batte l'Umana Reyer Venezia. 90-77 è il finale, la De Longhi Treviso vince la seconda in casa e batte l'Umana Reyer Venezia, agganciandola in classifica.